Pensate a cosa vuol dire per un ingegnere appena laureato entrare nel reparto corse della Ferrari nel 1959. Erano gli anni di Fangio e Phil Hill, la casa modenese vinceva quasi tutto e un giovane così promettente aveva davanti una brillante carriera. Ma Giampaolo Dallara era uno che ci vedeva lontano. Dopo 2 anni lascia il cavallino per andare in Maserati e in Lamborghini, dove contribuisce a progettare la Miura, per arrivare poi alla De Tomaso nel 1969. Nel cuore però Dallara aveva un progetto più grande: tornare nella sua Varano de Melegari e fondare una sua fabbrica di auto da competizione. Ed è così che nel 1972 nasce la Dallara Automobili da competizione e con essa il primo progetto di una sport prototipo da 1000 cm cubi. Da quel giorno la Dallara è diventata una protagonista delle corse in tutto il mondo, dalla Formula 1 alla IndyCar. Si è ampliata e ha avviato collaborazioni ovunque, per qualsiasi tipo di auto da competizione. Negli ultimi anni Giampaolo Dallara si è cimentato in un'altra sfida altamente tecnologica, ma con un importantissimo risvolto umano. Per le sue idee innovative, per aver portato il Made in Italy nel mondo e per il coraggio di affrontare sempre nuove sfide, il premio Gianni Mazzocchi 2017 va a Giampaolo Dallara.